Noi siamo fortemente impegnati sia come istituto di ricerca che come organo di supporto tecnico alle decisioni del Ministero, perché stiamo affrontando in un confronto serrato con le imprese la bontà dei dati, nel senso che poiché noi produciamo dati ufficiali per legge è necessario che la conoscenza dei dati che hanno le imprese siano uguali a quelle che abbiamo noi. Per cui c'è questo confronto serrato, soprattutto sulla plastica, che va avanti da tantissimo tempo. In più siamo ai tavoli del Ministero per il recepimento delle direttive End of Waste, ci sono una ventina di gruppi di lavoro che sono partiti, dove cerchiamo ovviamente anche qua di dare un contributo tecnico e dopo dovremo svolgere tutta un'attività di verifica e di controllo successiva in cui come organi controllori siamo anche impegnati per far rispettare poi le autorizzazioni che vengono in un qualche modo decise. Siamo fortemente impegnati anche su tutto il fronte del piano energia e clima, sia sull'aspetto, diciamo, inventario delle emissioni CO2 e quindi un lavoro molto capillare sul piano energia e clima, sia siamo fortemente impegnati tecnicamente nel definire una strategia, oltre che alla strategia dell'adattamento climatico che è già stata approvata dal Ministero, il piano, per cui cercare anche di tradurre i principi in azioni concrete.